Buon pomeriggio a tutti, io spero che mi sentiate bene perché come al solito quando sono alla camera devo utilizzare le cuffiette, quindi non ho mai idea se il mio audio vi arrivi correttamente, tra l'altro devo parlare con questa voce particolarmente bassa, ma insomma spero che funzioni, spero che funzioni e che mi sentiate, anzi se qualcuno mette un commento e mi rassicura sul fatto che si senta la mia voce, ve ne sono grato. Allora, diretta di oggi dalla Camera dei Deputati, siamo in aula in questo momento, si stanno svolgendo le votazioni, delle votazioni, appunto stiamo eleggendo gli organi di sorveglianza della Cassa Depositi e Prestiti, quindi io sto aspettando di essere chiamato e chiedo a Cosimo se mi sentite, ma comunque così mi raccontate se l'audio arriva. Lucia Bindocci, mi dici? Sentiamo benissimo, grazie Tamara. Allora, dicevo, sono in attesa di andare a votare e di votare appunto per gli organi di sorveglianza relativi appunto alla Cassa Depositi e Prestiti, ma insomma volevo raccontarvi un pochino dell'aula di quest'oggi. Vi ricordate che stiamo votando sul codice rosso, cioè su quella normativa penale che serve a diciamo, sanzionare quelli che sono le violenze di genere, quindi le violenze portate contro le donne. Sapete che abbiamo discusso a lungo qui in aula giovedì scorso sull'inserimento di una norma contro il revenge porn, cioè contro la diffusione di immagini intime o comunque a sfondo sessuale che spesso vengono messe in rete, in particolare dagli uomini, una sorta di vendetta contro le proprie donne. Sapete che la maggioranza aveva testardamente resistito all'inserimento di questa norma all'interno della legge, ma poi dopo il blocco dei lavori che c'è stato giovedì, dovuto soprattutto alle nostre deputate, alle deputate di Forza Italia che si sono battute davvero tantissimo, ieri questa norma è passata. Se non che c'era stata tensione in aula perché uno degli emendamenti che noi avremmo dovuto votare era quello sulla castrazione chimica, perché ormai siamo arrivati, diciamo, non so più che parole utilizzare per raccontare che cosa stia succedendo nel nostro paese. Comunque, il fatto è che la Lega aveva presentato questo emendamento che introduceva per gli stupratori la castrazione chimica, un emendamento che però era evidente che il Movimento 5 Stelle non volesse assolutamente votare. Quindi l'emendamento è stato prima di tutto ritirato dalla Lega, ma poi è stato trasformato in un ordine del giorno che è stato presentato quest'oggi, per cui c'è stato un momento nel quale sostanzialmente Lega e 5 Stelle hanno votato l'una contro l'altra e così si è avuta in un certo senso una frattura nella maggioranza, una delle numerose fratture che stiamo vedendo in questo periodo. Come vedete, leggendo i giornali la mattina, molto spesso non c'è accordo tra le due forze della maggioranza, ma su questi temi c'è un'evidente distinzione, un evidente contrasto, un'evidente ruggine, una tensione tra le due forze di maggioranza. Io vi dirò la verità, sono forse un po' cinico e sono, diciamo così, non tendo a non credere particolarmente nel Movimento 5 Stelle come una forza di progresso, come taluni vorrebbero farci credere. Ho l'impressione che questo, diciamo, questo tentativo del Movimento 5 Stelle di segnalarsi come una forza più o meno progressista sia soprattutto un tentativo sotto elezioni europee di acquisire una certa autonomia nei confronti della Lega, perché la mia impressione in realtà è che poi alla fine, appunto, tranne queste schermaglie, poi il Movimento 5 Stelle abbia votato le peggio cose proposte dalla Lega e la Lega le peggio cose proposte dal Movimento 5 Stelle. C'è una corrispondenza d'amorosi sensi. Io, tra l'altro, in questi giorni sto leggendo l'ultimo libro di Jacopo Iacoboni che si chiama L'Esecuzione, che fa seguito al libro precedente che si chiamava L'Esperimento. E Iacoboni spiega molto bene perché Lega e 5 Stelle vanno così d'accordo. Iacoboni, nel suo libro, sottolinea molti punti di contatto sull'Europa, in genere, appunto, il fatto che siano due forze antisistema che vogliono spazzare via il vecchio Stato. Establishment, diciamo, i partiti, la democrazia rappresentativa, l'uno riconosce nell'altro una sorta di, come dire, di familiarità legata proprio a questa loro pseudo capacità pseudo-rivoluzionaria che si riconoscono, che ciascuno riconosce all'altro. Quindi, secondo me, questo è un accordo di governo che non è affatto innaturale come taluni pensano, ma che ha una sua coerenza interna. Quindi abbiamo avuto questa scena sulla
castrazione chimica. Io devo dire la verità, avevo chiesto la parola, ma poiché noi abbiamo esaurito i tempi a nostra disposizione, non mi è stato consentito di parlare. Tuttavia, poiché la ministra Giulia Bongiorno, che era un po' l'ispiratrice di questa norma sulla castrazione chimica, era in aula, io mi sono permesso di dare quattro strilli, insomma, a modo mio, di gridare in aula durante le votazioni, perché tra l'altro dovete sapere che ciò che viene urlato in aula, anche fuori microfono, finisce nei verbali della Camera. Quindi quando io voglio dire qualcosa e non mi danno la parola, non mi preoccupo particolarmente, le grido in aula e le cose finiscono nella trascrizione, in ogni caso nel verbale. E quindi ho gridato alla ministra Buongiorno di vergognarsi, perché Cesare Beccaria si stava rivoltando nella tomba. Noi siamo un paese dalla civiltà giuridica indiscussa, il pensiero che il nostro Parlamento debba votare la castrazione chimica sinceramente mi fa rivoltare lo stomaco, non so come dire, quindi le ho gridato vergogna, le ho detto che Cesare Beccaria appunto si stava rigirando nella tomba e le ho anche gridato, lei è un avvocato, perché la cosa spaventosa è che la nostra amica Buongiorno si fa presentatrice o ispiratrice di norme di questo genere, pur essendo un avvocato, quindi una persona che professionalmente si è impegnata a difendere i rei, diciamo, le persone che si sono macchiate di reato, che sono accusate di essere macchiate di reato, secondo criteri di civiltà giuridica che appartengono profondamente al nostro paese. Ma a proposito di questo, e quindi le mie quattro urla le ho date, domani cercherò di fotografare il verbale così poi vi faccio vedere, insomma, che qualcosa è rimasto, nonostante non vi abbia dato la parola. Ma sempre a proposito di civiltà giuridica, devo dire che voglio passare a un altro argomento, sempre legato appunto al nostro diritto e a ciò che noi siamo dal punto di vista delle garanzie. Perché ieri è stata una giornata molto particolare in quanto sono arrivati tre provvedimenti giudiziari che secondo me sono molto importanti da sottolineare. Infatti, nella stessa giornata, Lella Paita, Raffaella Paita, una mia collega deputata ligure, già assessore alla Regione Liguria, è stata assolta perché lei era l'assessore dell'ambiente, era stata accusata addirittura per la morte di una persona a seguito di una dei soliti, ricordate, alluvioni, delle solite alluvioni che ci sono, purtroppo solite, che ci sono in Liguria. Una persona era morta e Lella era stata imputata perché, in quanto assessore dell'ambiente, non avrebbe dato l'allarme in modo adeguato. Lella era già stata assolta in primo grado, la procura aveva impugnato l'assoluzione, è stata assolta nuovamente in appello e adesso la sentenza è definitiva perché la procura, che aveva ricorso contro l'assoluzione in primo grado, aveva però chiesto la sua assoluzione in appello, il procuratore generale, e quindi non potrà e non vorrà, lo ha già annunciato, comunque non potrebbe impugnare la sentenza di secondo grado, quindi la Paita completamente prosciolta. Poi, sempre nella stessa giornata, è stata richiesta l'archiviazione per Pierluigi Boschi per il reato di bancarotta. Voi ricordate che aveva due imputazioni, una era quella di false comunicazioni, la seconda era quella di bancarotta. È arrivata la proposta di archiviazione per Pierluigi Boschi anche per questa seconda imputazione. Il terzo caso è il caso di Mimmo Lucano, ricordate il sindaco di Riace, il sindaco che si era combattuto per l'integrazione, per i migranti, per creare un modello di inclusione nel suo paese, rilanciare l'economia del suo paese, trovando lavoro, facendo in modo che i migranti si potessero integrare. Sapete che anche lui era stato accusato dei più gravi reati, gravi, e ieri la Cassazione sostanzialmente lo ha riabilitato, smontando completamente le accuse. Quindi, casualmente, nel giro di 24 ore, noi abbiamo avuto tre provvedimenti di proscioglimento sostanzialmente, o di assoluzione per Lella Paita, per Pierluigi Boschi e per Mimmo Lucano. Dico questo perché uno dei principi di civiltà giuridica che dovrebbe guidarci è quello che l'imputato è innocente fino alla sentenza definitiva. E vediamo infatti che, nonostante quello che dicono taluni, che no, gli innocenti non esistono, sono tutti colpevoli in attesa di essere scoperti, come dice per esempio il giudice Davigo, tanto per non far nomi, in realtà non è così. Esistono pure gli innocenti che vengono inquisiti, vengono magari imputati e poi vengono riconosciuti innocenti dei reati che gli erano stati ascritti. E
E questo lo dico anche perché da noi, purtroppo poi come sapete le sentenze si fanno spesso sui giornali, grandi titoli, quando qualcuno viene imputato, rinviato a giudizio, accusato, quando poi naturalmente, ma si capisce anche che evidentemente una notizia di una soluzione è una notizia meno gustosa, no, per i giornali da dare, però ovviamente la persona viene distrutta dal punto di vista della reputazione, ma io penso, oggi ne parlavo con Lella Paita. Lei mi ha raccontato che cosa sono stati questi 4 anni e mezzo in cui lei è accusata di questi reati gravissimi, qual è stato per la sua famiglia, per suo figlio, che è un bambino, un ragazzo giovane, un ragazzino che ha dovuto sopportare questo. Evidentemente una cosa estremamente difficile e complessa. Per cui, giustissimo, io ribadisco naturalmente sempre che la magistratura va rispettata, ma naturalmente la magistratura esiste, quella inquirente, esiste quella giudicante che fa il mestiere di vagliare le prove che vengono raccolte e può succedere, e giustamente succede, che qualcuno venga prosciolto, assolto. Ma nel nostro paese, insomma, diciamo così, tendiamo a ricordarcene poco e quindi io però volevo ricordarlo, visto che poi non lo dice quasi nessuno, della soluzione di Lella Paita, credo che oggi parli solo il secolo XIX, il secolo XIX, il giornale di Genova, ma non ho letto nient'altro da nessuna parte, quindi volevo approfittare della mia diretta per dirvelo. Ancora un paio di notizie prima di lasciarvi e di tornare in aula, anche perché tra poco dovrò votare. Dunque, una è che io ho presentato due interrogazioni, delle quali volevo mettervi al corrente, anche perché noi parlamentari, tra le altre cose, quello che facciamo è sollevare interrogazioni al governo. Io in particolare lavoro in commissione esteri e quindi mi occupo in particolare di quello che succede nei paesi esteri e così ho presentato due interrogazioni, una che riguarda Malaka El Kashif, che è una ragazza transessuale che è stata arrestata in Egitto ormai da qualche settimana e che risulta dalle segnalazioni di agenzie come Amnesty International, quindi che si occupano di prigionieri politici, che è stata incarcerata in un carcere maschile, della quale non si hanno notizie. Quindi ho chiesto al ministro degli esteri di informarsi presso il governo egiziano e di farmi sapere quali sono le notizie di questa donna transessuale per ottenerne la liberazione o quantomeno la carcerazione in un carcere femminile, insomma, dove la sua persona possa essere salvaguardata. La seconda interrogazione che ho proposto riguarda le nuove norme che sono state introdotte oggi in Brunei. Sapete, il sultanato del Brunei è questo posto dove il sultano è l'uomo più ricco del mondo, poco ci manca, che ha introdotto delle pene, delle norme penali molto severe basate sulla Sharia, quindi sulla legge del Corano, che vanno a colpire le adultere, vanno a colpire gli omosessuali, addirittura per gli omosessuali è prevista la pena di morte per lapidazione. Ho presentato queste due interrogazioni firmandole con Lia Quartapelle, con Piero Fassino, con Alessandro Zan e con Laura Boldrini. Devo dire che Giorgia Meloni ha subito, diciamo così, pestato una buccia di banana perché ha fatto un tweet dicendo: "Ah, dove sono oggi che il sultano del Brunei introduce queste norme così severe? Dove sono tutti i bacchettoni che se la sono presa col congresso mondiale delle famiglie? Adesso stanno zitti davanti al sultano del Brunei." E così io le ho scritto: "Cara Giorgia, abbiamo presentato questa interrogazione. A noi l'oscurantismo fa orrore dappertutto, nel Brunei e pure a Verona, uguale. Quindi non è che ci fa orrore a Verona e non nel Brunei, ci fa orrore comunque. E quindi, se vuoi firmare l'interrogazione, sei la benvenuta. Vediamo se Giorgia Meloni mi risponderà. Ultimissima cosa prima di chiudere, la notizia della elezione di Lori Lightfoot a sindaco di Chicago. Lori Lightfoot è la nuova sindaca di Chicago, è una donna afroamericana, per di più lesbica, apertamente lesbica, e quindi diciamo così, una candidata non esattamente in linea con il presidente Trump. Quindi è una buona notizia, devo dire, si aggiunge all'elezione della nuova presidente della Slovacchia, ricordate qualche giorno fa, la Zaputova, mi pare si chiami, alle elezioni dei nuovi sindaci di Istanbul e di Ankara, che pure sono stati eletti nel fine settimana e che non appartengono al partito di Erdogan, e poi adesso anche la nuova sindaca di Chicago. Quindi, come ho scritto su Twitter, tira sempre una bruttissima aria in tutto il mondo, però ogni tanto c'è qualche segnale positivo.
Sono le 16:45, voi come sapete io cerco di tenermi ai 15 minuti, tra l'altro sono sempre in situazione di fortuna, devo sussurrarvi più che parlarvi, però prima di chiudere voglio sempre ricordarvi come al solito di pigiare la freccetta, che adesso questa volta no, è di qui, ecco, lì invece c'è scritto condividi. Di questa diretta resterà un video che metterò sulla mia pagina Facebook, dove siamo attualmente, sul mio blog ivanscalfarocco.it e sul mio canale YouTube, quindi anche lì condividete, pigiando la freccettina, vediamo se la trovo lì. E ovviamente l'appuntamento spero che sia domani, anche domani che è giovedì siamo in aula, quindi cercherò di fare il possibile magari di collegarmi qui diciamo, dall'angolo riservato ai parlamentari dove riesco a trovarmi uno spazietto per parlarvi. Quindi vi auguro un'ottima giornata, naturalmente vi chiedo sempre di condividere questo video e ci vediamo quasi certamente domani. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Ciao!